Ora, diciamo, entriamo un po' più nello specifico invece dell'ambiente oftalmico. Ringraziamo il professor Mazzotta che ci proporrà un nuovo protocollo razionale, diciamo, di riduzione del rischio anche nello specifico diciamo, dell'ambulatorio medico oftalmico. Grazie di nuovo, professore. Grazie al professor Mazzotta. Grazie Marco, mi si sente abbastanza bene? Perfetto. Soprattutto si vede il mio schermo? Sì, si vede tutto. Perfetto, grazie. Allora vado avanti perché siamo credo un po' in ritardo e quindi cercherò di essere molto veloce. Io presento un protocollo, sì, multiazione contro la diffusione del virus attraverso la superficie oculare. Tuttavia, consentitemi di ricordare che il dottor Lee, un medico oculista, un nostro collega molto giovane di 34 anni, lanciò questo allarme poiché identificò 7 pazienti provenienti dal mercato del pesce di Wuhan, aventi tutti gli stessi sintomi respiratori, gli stessi disturbi, intuendo così che appunto ci fosse qualcosa di assimilabile alla SARS di tipo 1. Questo mi porta a dire che oggi, come ha detto giustamente il professor Araimo, non avendo delle certezze assolute, ma essendo in una fase investigativa, dobbiamo ragionare molto attraverso un concetto che viene riconosciuto dall'American Academy of Ophthalmology e che viene qui sancito in questo memorial a Li Wenliang sulla cosiddetta plausibilità biologica, per cui non possiamo procedere quando non abbiamo a disposizione grossi dati di laboratorio e grossi elementi di imaging costoso, se non attraverso l'intuizione e la capacità medica, che non deve mai mancare in nessuna specialità. Noi sappiamo che il primo grido di allarme sulla possibile diffusione del SARS-CoV-2 attraverso la rotta oculare, della superficie oculare, viene dall'Lancet e viene soprattutto dal fatto che un ispettore del National Expert Panel di Wuhan, andando a fare un'ispezione nel mercato del pesce da cui sarebbero originate le infezioni, ci andò con una maschera protettiva N95, ma senza indossare degli occhiali di protezione. Ebbene, dopo circa una settimana, 10 giorni di incubazione, il dottor Wang si è ammalato di polmonite interstiziale prima ancora di congiuntivite, per cui questo lavoro di Lancet lancia l'allarme per la prima volta sulla trasmissione preoculare e sulla diffusione sistemica attraverso la rotta oculare dell'infezione da nuovo Covid-19. E questo sancisce anche l'idea dell'importanza non solo delle mascherine, ma vorrei aggiungere, ecco, per aumentare le informazioni del professor Ripandelli, anche il fatto che noi dobbiamo associare anche degli occhiali di protezione per la mucosa congiuntivale. È importante sapere, l'avete già sentito, ci sono almeno 7 tipi di beta coronavirus. Ma ci sono delle grandi affinità tra il SARS-CoV-1, il virus della SARS del 2003, il SARS-CoV-2 e il virus della MERS. In particolare, il SARS-CoV-1 e il SARS-CoV-2 hanno delle grandi omologie da un punto di vista filogenetico e strutturale sulle proteine del capside, del pericapside, sulle proteine nucleari, dell'RNA e sulle spike proteins, che vengono a mediare l'adesione con le cellule epiteliali e per l'infezione e quindi per la colonizzazione delle mucose. Come potete vedere da questo lavoro pubblicato su Science, dove si vede l'omologia filogenetica e strutturale di questi virus, esiste dal 75 al 90% di omogeneità strutturale, sia da un punto di vista genetico che proteico, tra il SARS-CoV-1 e il SARS-CoV-2. Siamo quindi al 90% di similitudine. Entrambi i virus hanno la stessa affinità per il recettore ACE2, soltanto che la virulenza, l'aggressività del SARS-CoV-2 è 10-15 volte più elevata, poiché 10-15 volte più elevata è la sua affinità per il recettore ACE2.
Questo è uno studio appunto su Viruses che dimostra appunto l'omologia strutturale tra le proteine S di superficie, la proteina nucleare, le proteine di membrana e dell'envelope e il 90% di similarità genetica. Questa è una premessa che mi consente appunto proprio di sviluppare il concetto della plausibilità biologica dell'osservazione clinica sulla quale devono basarsi evidentemente i nostri protocolli allo stato attuale. Vedete appunto qui uno studio di Science sulla affinità per il recettore ACE2 10-20 volte più elevata del SARS-CoV-2 rispetto al tipo 1 della SARS. Il primo studio diciamo che si è occupato di pazienti Covid è stato fatto e pubblicato sul JAMA dal dottor Hu e ha dimostrato una percentuale di congiuntivite follicolare nel 31% dei pazienti ricoverati presso l'ospedale centrale di Wuhan, di cui 16,7% erano positivi alla trasfettasi, quindi alla PCR per l'identificazione del virus all'interno delle lacrime e al tampone congiuntivale. Questi erano pazienti chiaramente affetti da una malattia sistemica, quindi da una compromissione di natura respiratoria piuttosto avanzata. Quindi la congiuntivite all'inizio si è pensato che potesse comparire esclusivamente nelle fasi avanzate della malattia in un 30-31% dei pazienti. Tuttavia, successivamente, dottor Patel ha pubblicato questo bellissimo capitolo su StatPIRL, che è appunto in free access per chi lo voglia vedere in PubMed, e ha dimostrato che non era vero che la congiuntivite follicolare acuta che poteva presentarsi sia in una forma mild, quindi lieve, con una lieve ipertrofia follicolare, senza nemmeno una grossa iperemia congiuntivale né una grande chemosi, oppure presentarsi viceversa con una chemosi congiuntivale importante, poteva essere presente già nella fase di incubazione della malattia, quindi ancora con un paziente asintomatico, oppure nelle primissime fasi dell'episodio infiammatorio congiuntivale. E questo appunto ha messo ancora di più in allarme, poiché sappiamo benissimo che gli oculisti, ma anche i contattologi, ovviamente anche gli optometristi, gli otorinolaringoiatri, gli anestesisti, lavoriamo tutti ad una distanza molto accorciata dal paziente, siamo a 30-40 centimetri dal naso, dalla bocca e dalle mucose congiuntivali, per cui la possibilità, il pericolo di poter infettare, di potersi infettare, quindi in maniera bidirezionale, è piuttosto elevato. Vedete qui un articolo pubblicato dal British Journal of Ophthalmology che dimostra appunto invece l'esordio di una congiuntivite follicolare acuta bilaterale nella fase intermedia della malattia. Cosa intendo per fase intermedia? Intermedia in cui il paziente comincia a sviluppare la classica sintomatologia caratterizzata da febbre, da miartralgia, da mancanza, perdita del gusto, dell'olfatto e senso di fatica e di prostrazione, anche in assenza di sintomi respiratori come la dispnea o l'affanno. Vedete qui un altro lavoro, un lavoro pubblicato sul Canadian Journal of Ophthalmology, dove si dimostra chiaramente come è possibile nel coronavirus avere una sintomatologia di tipo congiuntivitico, ma anche una cheratite puntata superficiale presente fin dalle prime fasi dell'esordio della patologia. È stato molto discusso il problema della trasmissione attraverso le lenti a contatto. Sicuramente l'articolo di Zeri di Naro ha stimolato questo problema e sicuramente quindi ci sono stati dei livelli di raccomandazione elevati sulla limitazione dell'utilizzo delle lenti a contatto in questi pazienti. Sicuramente le lenti a contatto sono una possibile via di trasmissione attraverso l'assorbimento per via della mucosa congiuntivale. Sappiamo appunto dagli studi di persistenza sulle superfici inanimate, sulle plastiche, sui siliconi, sul PMMA che il virus può persistere fino a 4-5 giorni.
La trasmissione può avvenire attraverso le droplets, cioè le gocce, gli aerosol, attraverso il fluido lacrimale, attraverso le secrezioni oculari, attraverso la saliva. La trasmissione può avvenire attraverso la manipolazione delle lenti, sia da parte di un operatore che da parte del paziente, attraverso il contatto con le mani infette e attraverso lo stropicciamento degli occhi. La diffusione per via sistemica attraverso la rotta oculare può avvenire per via transcongiuntivale, attraverso la via lacrimale, attraverso la mucosa quindi nasale, buccale, ma qualche volta è stata descritta anche una via di tipo ematogeno. Importantissima l'igiene delle mani, la disinfezione delle ciglia e della cute perioculare è essenziale, così come la disinfezione del sacco congiuntivale e dell'epitelio, della congiuntiva e delle labbra. È importante anche utilizzare delle lenti possibilmente disposable, one day, oppure appunto utilizzare il perossido di idrogeno per la disinfezione, proteggere sia i pazienti che l'operatore attraverso guanti, possibilmente in nitrile o in lattice, utilizzando delle maschere N95 e degli occhiali protettivi per i practitioners. Sappiamo anche che l'aerosol, che il virus vive 3 ore nell'aria. Queste sono le varie superfici, i vari tempi di sopravvivenza in laboratorio stimati per la SARS-CoV-1 e per il 2. Purtroppo non c'è tempo di... da dove nasce quindi l'idea di questo protocollo per la superficie oculare? Innanzitutto nasce dalla possibilità di avere degli agenti di natura ossidante. Noi sappiamo che gli agenti di natura ossidante sono rappresentati dal sodio ipoclorito allo 0,1% che disattiva i virus entro 1 o 2 minuti, dal povidone iodio e dal perossido di idrogeno e dall'ozono, mentre ci sono minori evidenze di un'efficacia della clorexidina e molto bassa l'efficacia dei prodotti a base di benzalconio allo 0,2%. Questo è il protocollo Scipio, quindi il protocollo che io ho messo in atto fin dall'inizio dell'epoca pandemica è stata quella di utilizzare la disinfezione della cute palpebrale delle ciglia attraverso l'utilizzo di una soluzione nebulizzata su garza di sodio ipoclorito allo 0,02% mattina e sera, di unire una goccia di iodio povidone allo 0,6% nelle categorie ad alto rischio e di utilizzare appunto il collirio a base di ozonidi o di olio vegetale ozonizzato in liposomi ed idrossido di metilcellulosa. E ovviamente, come potete vedere dalla tabella del protocollo, che in questo momento è under review in riviste di alta specialità e di alto impact factor, questo protocollo è riservato ai pazienti con congiuntivite, indipendentemente dalla severità, ai portatori di lenti a contatto, ai pazienti che devono essere operati sia di chirurgia oculare di superficie che di tipo intraoculare, per estendere quindi lo spettro biocida dai batteri, quindi dalle terapie antibiotiche tradizionali, anche ai virus e anche ai professionisti della salute degli occhi, come appunto gli oftalmologi, ma anche ai contattologi. Andiamo rapidamente avanti. Il povidone lo conoscete, la sua attività antimicrobica ad ampio spettro è legata allo iodio, quindi il polipiloridone rappresenta la parte inerte, la parte attiva è legata allo iodio libero. Sapete che appunto lo spettro di attività antivirale è estremamente elevato, vedete qui il confronto con la clorexidina e quindi possiamo utilizzare il povidone. Sapete che noi utilizziamo già in oculistica il povidone al 10% per la cute, il povidone al 5% per la disinfezione estemporanea del sacco congiuntivale, però ovviamente non possiamo pensare di utilizzare 5%, 10% per la superficie oculare, per cui ci viene chiaramente in aiuto la possibilità di disporre già sul mercato di prodotti allo 0,6%, quindi a basso dosaggio e ben tollerati per la superficie oculare, per la cornea, per la congiuntiva. Andiamo avanti rapidamente. Lo spettro di azione ovviamente del povidone è estremamente ampio, sia sui batteri gram positivi, gram negativi, sull'herpes, sugli altri virus come l'adeno e anche sulle amiche. Il meccanismo è quello dell'ossidazione, ovviamente, quindi un meccanismo di ossidazione delle proteine del virus, quindi delle pareti e delle proteine spike, e anche un'ossidazione a livello
Questo è un lavoro estremamente importante, questo è un lavoro di evidence-based literature che supporta la cosiddetta plausibilità biologica, per cui questo protocollo si può applicare estensivamente anche all'inattivazione della carica virale di SARS-CoV-2. Questo lavoro dimostra chiaramente che il povidone iodio entro 2 minuti è in grado di inattivare il virus SARS in 1 minuto alla stregua dell'alcol oltre il 70%, l'etanolo quindi oltre il 70% di concentrazione. Non solo, parliamo dell'ipoclorito. L'ipoclorito viene utilizzato già nelle terapie delle blefariti e quindi lo abbiamo già a disposizione. Esistono dei prodotti allo 0,01% e allo 0,02% che noi utilizziamo nella nostra pratica clinica e che sono in grado di ridurre la carica virale di oltre il 99%. È importantissimo quindi pulire, disinfettare le ciglia e la cute perioculare prima appunto di medicare la superficie oculare stessa, perché si ha un effetto di tipo sinergico, in questo caso riducendo la carica batterica virale di oltre il 99%. Questo è un altro studio molto importante sull'ipoclorito e il SARS-CoV-2. Questo studio di Xiamà evidenzia che, e supporta appunto la plausibilità biologica del protocollo Scipio, poiché dimostra come appunto noi ci disinfettiamo le mani con l'ipoclorito di sodio allo 0,1%, inattiviamo entro 1 minuto il 99,98% della carica virale. Questo quindi dimostra che tutti i prodotti clorati agiscono. E veniamo finalmente al nostro ozono. Ho inserito l'ozono in questo protocollo perché l'ozono è uno dei più potenti agenti ossidanti che abbiamo in natura. E abbiamo ovviamente le capacità antisettiche sono state già descritte, così come anche le sue capacità di natura riparativa attraverso il rilascio di intermedi ossidanti come il perossido di ossigeno, i lipoperossidi, gli ozonidi e le aldeidi. Vedete qui l'ampio spettro dell'ozono sui micoplasmi, sui batteri gram positivi e negativi, sui virus incapsulati, sui funghi e sui micobatteri e le spore. È molto importante sapere che appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato l'ozono come disinfettante di natura eccellente contro virus e batteri, così come anche il nostro Ministero della Salute ritiene l'ozono un presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti. Come agisce? Intanto abbiamo un'attività ossidativa diretta attraverso appunto il rilascio di lipoperossidi, che distruggono quindi i vari patogeni, interagisce con gli acidi nucleici, con le membrane, con le proteine, distruggendo quindi il capside virale e le membrane batteriche, ed ha delle funzioni riparative attraverso la stimolazione del rilascio di citochine. Vedete qui una distruzione da parte di ozono di un virus herpes, questo è un bellissimo lavoro pubblicato da Byron Murray, che sostanzialmente dimostra come l'ozono abbia un'attività antivirale contro il virus dell'herpes. Ma non è il solo. Recentemente è uscito questo lavoro di Robert Rowen che dimostra, e anche qui si ripete per l'ennesima volta il concetto della plausibilità biologica sul protocollo che noi abbiamo messo a punto, di utilizzare l'ozono, perché come ha detto il professore Naimo, l'inattivazione delle cisteine che si trovano a livello delle membrane delle proteine spike, che sono essenziali perché il virus SARS-CoV-2 si leghi alle cellule epiteliali delle mucose, quindi infetti la cellula, viene disattivato dalla capacità lipoperossidante ed ossidante delle proteine dell'ozono attraverso l'attacco dei gruppi sulfidrici che passano dallo stato ridotto allo stato ossidato. E questa è un'evidenza altissima, per cui dobbiamo a FD Vision l'introduzione per la prima volta al mondo dell'ozono in oftalmologia. L'ozono, che è un gas instabile, viene così intrappolato all'interno degli oli vegetali. Gli oli vegetali, l'olio di semi di girasole, per esempio, intrappola questo ozono gassoso che agisce in forma gassosa sulla superficie attraverso la forma di ozonide. L'ozonide sulla superficie induce una perossidazione, un rilascio di radicali liberi fondamentalmente
naturalmente di lipoperossidi e di aldeidi, con un grande spettro di attività anche contro il virus SARS-CoV-2. Vedete questo articolo molto importante su Molecules della Elena Ugazio e collaboratori, che dimostra come le nanoemulsioni di oli ozonati o ozonizzate determina un enhancement dell'effetto antisettico sulla superficie oculare, su un tessuto peraltro molto delicato in cui questo tipo di prodotto si presta per la sua ottima tollerabilità, oltre che per il potere antisettico e anche per l'ampio spettro di azione biocida rivolto sia ai batteri che ai virus che ai funghi. Infatti, vedete, questo è uno studio del professor Ciro Costagliola, che dopo parlerà appunto e che sicuramente vi illustrerà molto meglio di me sull'ozono, sull'olio ozonizzato, di ridurre la carica microbica oculare prima degli interventi chirurgici oculari, in particolare della cataratta. E questo è un lavoro impresso su un giornale dell'Arbo, che è il Translational Visual Science Technology, dal professor Giuseppe Celenza e collaboratori, che ha dimostrato l'effetto antifungino dell'ozono, dell'olio ozonizzato sulla superficie oculare. Sapete che è possibile anche all'interno di garze costituite da tessuto TNT, che quindi non rilasciano fibre come il cotone, avere anche un effetto appunto di disinfezione della cute perioculare che è paragonabile, diciamo, a quello del povidone iodio. Quindi questo è il protocollo. Vorrei concludere. Cosa sapevamo? Sappiamo intanto che non c'è una terapia antivirale specifica, non c'è un vaccino per il SARS-CoV-2, che la superficie oculare e il film lacrimale rappresentano una delle rotte di trasmissione interumana di diffusione, ma non solo, anche di diffusione sistemica del COVID-19 attraverso la via transcongiuntivale, attraverso la via delle mucose naso-faringee. Sappiamo che la congiuntivite follicolare acuta è il sintomo più caratteristico in questi pazienti quando è interessato l'occhio, in qualsiasi forma, e che praticamente questo può essere anche in assenza di sintomi respiratori oppure di altri sintomi caratteristici. Sappiamo che la congiuntivite follicolare quindi deve portare ad un test di questi pazienti sia a livello di tampone nasofaringeo che a livello serologico. Cosa aggiungiamo con questo protocollo? Aggiungiamo il fatto che finalmente abbiamo una maniera attiva di antisepsi della superficie oculare, che abbiamo già a disposizione nella pratica clinica attraverso un ampio spettro di natura ossidante, e che finalmente l'oftalmologo può fare una profilassi attiva per prevenire e scongiurare la potenziale trasmissione del COVID-19 attraverso la rotta della superficie oculare. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie mille a lei, professor Mazzotta, davvero, davvero molto, molto interessante, e complimenti per questo protocollo. Direi davvero interessante anche queste proprietà della molecola, che mentre lei li ha indicate giustamente come con un potere fortemente ossidante nei confronti dei nostri nemici virus e batteri, il professor Araimo invece, diciamo così, ha sottolineato come invece nei confronti di organismi eucarioti abbiano un effetto invece antiossidante. Quindi è una proprietà davvero unica di questa molecola, davvero estremamente interessante. Una sola domanda prima di passare la parola al professor Costagliola, che viene dal pubblico. Diciamo, la congiuntivite follicolare è sicuramente una delle più evidenti manifestazioni cliniche. Lei ne ha individuate altre durante la sua pratica nei casi di pazienti? Dunque, noi abbiamo in questo momento abbiamo visitato dei pazienti con congiuntiviti follicolari acute, che rappresentano senz'altro il sintomo più caratteristico, ma abbiamo identificato un caso di contestuale uveite monolaterale non granulomatosa, e in questo momento abbiamo un paper under review su questo case report, quindi vi daremo notizie appena sarà rivisto. Grazie mille, professore, di nuovo grazie per la disponibilità.